Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Enin04 e oggi vi porto un nuovo gioco, simile a Prison Architect. Allora, si chiama Planet Base, io come potete vedere ho già fatto un po' qualcosa e vediamo subito, ho già fatto tre basi ragazzi su questo pianeta, ci ho provato un po', speriamo vada bene e gli diamo il nome e non so, boh. Scriviamo YouTube proprio. YouTube base start. Perfetto. Allora, il gioco in sé è abbastanza carino. Tu devi costruire la tua base facendo sopravvivere i tuoi coloni. Io ho provato a scegliere un'area bella perché queste montagne che vedete dietro qua non si possono abbattere. Il che è un problema, perché se tu atterri vicinissimo a una montagna succede il macello in persona. Adesso noi partiamo, dovremmo avere, mi sembra, 7 astronauti probabilmente. Sì, esatto, e 2 robottini. Questo qui blu ci dovrebbe portare le risorse e questo qua dovrebbe costruire. Vediamo com'è la zona. Molto bella, va bene, sì, può andare. Allora, adesso andiamo subito sull'interfaccia di costruzione e prima di costruire l'airlock. Mi sono sbagliato, dobbiamo costruire l'oxygen generator. Lo facciamo Ma per ora lo facciamo piccolo, tanto grande non ci serve per ora. Poi mettiamo subito un airlock qua, lo colleghiamo. Perfetto. Poi andiamo subito a fare gli esterni. Vediamo di fare un pannello solare di quelli super mega giganterrimi. Così. E poi vediamo un power collector, anche quello super mega giganterrimo. Perfetto. Andiamo anche un po' a girare intorno, diciamo, alla nostra nave. Water extractor super mega giganterrimo. Faccio tutto super mega giganterrimo. Faccio tutto enorme perché così ci può durare. Ovviamente. Cioè. Così non avremo bisogno di fare qualcos'altro. Qui dall'interfaccia possiamo vedere anche tutte le nostre risorse. Adesso loro hanno costruito questo, quindi possiamo andare a costruire subitissimamente. Io costruirei il biodome, che sostanzialmente è dove noi facciamo crescere le piante, però io ho sbagliato a farlo. Proviamo a fare subitissimamente grande. Ottimo, perfetto. È dove noi teniamo le piante di erba medica, così da poterci curare o andare anche a mangiare molto più semplicemente. Perfetto. Ora hanno già costruito il pannello solare. Dobbiamo sperare, prima che venga notte, di riuscire a stabilire qualcosa, il che non è molto facile perché dobbiamo subitissimamente, quindi ora proprio, costruire una turbina. Fondamentale ragazzi la turbina, fondamentale perché? Fondamentale la turbina perché di notte non c'è il sole, quindi di notte non c'è energia, non essendoci il sole. E se non c'è energia, ovviamente non va l'oxygen generator. Cioè, se non c'è energia, non va l'estrattore d'acqua, se non c'è acqua, non vanno le piante in generale, muoiono. Quindi muore anche la nostra colonia. Vediamo subito qua, esatto, bravissimi, hanno capito tutto. Stanno costruendo il serbatoio d'acqua e la turbina. Intanto vedete qua, stiamo già accumulando dell'energia che è prodotta dal pannello fotovoltaico, vedete? Ok, andiamo a fare i dormitori. Proviamo a fare tutto abbastanza velocemente. I dormitori li facciamo di due, tanto per ora non sono una cosa fondamentale. Li dobbiamo fare proprio agli estremi della nostra colonia. Vi dico anche perché. Vi dico anche perché. Perché i dormitori possono avere soltanto una via collegata. Vabbè, questa qui non viene fuori via, viene fuori tipo questo, tipo un marciapiede che non serve a niente. Soltanto una via perché? Perché sennò la gente mentre tu dormi ti passa di fianco e non credo sia per niente piacevole. Qua stiamo accumulando anche acqua, vedete? Purtroppo abbiamo pochissimo ferro, quindi. Ecco, esatto. Noi possiamo ottenere altro ferro riciclando la nave. Esatto, ecco, vedete, abbiamo ottenuto
un bel 22 di ferro che non fa mai male. Ovviamente un po' adesso dobbiamo contare che viene contato anche il ferro che stiamo andando a utilizzare per fare le nostre strutture. Biodome very large, credo che ospiti moltissime piante. Abbiamo tanta bioplastica che è fondamentale. Intanto quello che avete appena visto l'ombra è un meteorite, esatto. Può schiantarsi un meteorite sulla nostra base. E non è una cosa bella, proprio per niente. Allora, io andrei a fare subitissimamente una bellissima miniera, in modo tale da poterci ottenere dei minerali. Poi andare a fare il processing plant. Colleghiamo la mensa, perfetto. Qua abbiamo subito il biodome, andiamo qua e vediamo appunto l'interfaccia di configurazione, possiamo dire, della nostra struttura. Mettiamo per esempio mais e mettiamo anche un po' di questo che è grano, mi sembra. Non so cosa sia, wheat, una roba del genere. Boh, mettiamo pomodori e lattuga. Poi vediamo cipolla, tutti questi produceranno cibo per la nostra colonia, che sarà molto molto utile. Qua mettiamo quelli che fanno la bioplastica, tutti questi, così avremo tanta bioplastica. Mettiamo erba medica ovunque, cioè ovunque qua. Ottimo, e poi qua possiamo spezzare in due e fare uno che fa il mais e un altro che ci dà cibo. Facciamo radicchio e pomodoro perché mi piace. Perfetto. E questo vedete, adesso abbiamo già fatto l'interfaccia di questo biodome. Come potete vedere, l'ossigeno qui non sta andando bene, cioè abbiamo troppe strutture per quanto riusciamo a gestirci di ossigeno, il che non va bene perché dopo un po' i nostri coloni possono morire per mancanza di ossigeno. E non è buono, non è una cosa bella. Quindi facciamo subitissimamente un altro generatore di ossigeno, gli diamo la massima priorità, perfetto. E qua manca soltanto uno di ferro, che lo stanno già andando a mettere. Io uno di ferro qui, vabbè, ok. Dovrebbe andare il robot, esattino. Io volevo dire il robottino, esatto, ho detto il robot esattino, ovviamente. Perfetto, ok. Adesso abbiamo altro ossigeno, abbiamo ristabilito un po' la situazione. Forse è meglio collegare il processing plant con il biodome, così prende ancora più ossigeno. Possiamo togliere le cupole, così vediamo meglio quello che sta avvenendo all'interno. Oh mamma. Arrediamo anche i dormitori, ci mettiamo letti a non finire. Ok, tanto di bioplastica ce ne abbiamo. Ecco, adesso, non è che quelli producono direttamente cibo e tipo che li prendi e li mangi. È un po' più sofisticato, cioè. Per esempio, il mais, quelle cose lì producono, mi sembra, amido di mais, quelle robe lì, insomma, non so come si dice, non so come si chiama. Vi faccio vedere subito. E poi dalla miniera prendiamo non ferro, ma oro, cioè oro, minerale. Noi facendo così possiamo andare, oh mamma, possiamo andare, vedete, mettiamo ferro e bioplastica. Da qui loro prendono le cose, ecco vedete appunto adesso, non avendo una mensa, la gente va a prendersi il pasto e se lo mangia qua per terra proprio alla buona. Quindi andiamo subito a fare la mensa, mettiamo tavolone e tavolone, una cosa qua per bere, se no ci muoiono di sete e non è buono per niente. Ecco, qui dentro ci metteremo la Vitromit, che è tipo una specie di carne artificiale, detta proprio così. È una specie di carne artificiale che, messa insieme a quello che producono i nostri vegetali, si ottiene un pasto. E da questi dispenser poi si mettono dentro i due ingredienti e si prende appunto il pasto. Adesso noi diamo massima priorità a questo e alla miniera, ovviamente, perché ci serve tantissimo ferro, come vedete ne abbiamo solo uno. All'inizio il problema generalmente è la bioplastica e il ferro.
noi avendo priorizzato questo, la gente andrà subitissimamente a portare risorse qui e, vedete, i biologi, tipo questi qua vestiti in verde, vanno a curarsi subito di queste... I comandi della camera sono un po' scomodi, sono QE, io non riesco bene a destreggiarmi con questi comandi. Dicevo, vedete, stanno andando a costruire e qua ci produce erba medica, anche se non ci serve perché non abbiamo l'infermeria, ma la faremo presto. Ottimo, abbiamo finito completamente il ferro, non abbiamo proprio zero ferro. Vedete che stanno entrando e, potete vedere, qua è arrivato un disegnino di un operaio, Adalberto Conway, che sta lavorando per prendere i minerali. Quando arriverà a 100 uscirà un minerale grezzo che verrà portato in questa macchina. Dobbiamo assolutamente priorizzare questa macchina perché, ragazzi... No, depriorizza tutto, depriorizza. No. Ok, no ragazzi, non ci siamo proprio zero, non ci siamo. Ci serve assolutamente uno di bioplastica. No, raga, dobbiamo riciclare un po' di cose qua. Yes. Poi, yes e yes. Ricicliamo un attimo questi perché io voglio che... No, non state capendo niente, vi prego, basta. Basta, li lasciamo soltanto... Abbiamo fatto un po' un casino. Abbiamo finito le risorse prima di riuscire a costruire qualsiasi cosa. Quindi per ora avranno soltanto 4 letti e non avranno una mensa. Mangiano per terra. A me non me ne può fregare di meno, basta che mangino. Credo che anche loro non gliene preghi molto. Quindi, perfetto. Togliamo tutto e adesso sono per forza obbligati a portare tutte le risorse qua. Ah, ma gli serve il ferro qua. Cacchio. Sono scemo, ma tanto. Niente, raga. Gli serve il ferro e noi non ce l'abbiamo. Quindi, cosa facciamo in questi casi? In questi casi possiamo fare una cosa molto bella. Tipo, riciclare questo. Yes. Tanto, l'acqua per ora ci basta. Perché, come potete vedere, se abbiamo iniziato a accumulare, vuol dire che abbiamo energia a sufficienza. Quindi non c'è bisogno di altra acqua. Dobbiamo fare subitissimamente il distributore di acqua. A proposito di acqua, quante volte sto dicendo acqua? Mettiamo subitissimamente il distributore di acqua e il coso per fare il cibo. Come potete vedere, le porzioni sono già scese a 18 in pochissimo tempo. Mandiamo avanti il tempo 3 e vediamo che ci stanno prendendo questi due di ferro e li dovrebbero portare qua. Esattamente. Adesso io gli dico no. Io gli dico di riciclare. No, va bene così, va benissimo così. Qua si è fermato perché nessuno sta andando a lavorare. Nessuno. Perché hanno sete, sono stanchi, quindi non vanno a lavorare. Fanno sciopero. Ok, ecco, vedete? Quello lì ha bevuto e sta tornando al lavoro. Adesso è notte. E vediamo se, esatto, si sta svuotando, perché in questo momento non c'è molto vento. E, come potete vedere, il nostro accumulatore di energia si sta svuotando. Rischieremo un blackout? Non credo proprio. Vediamo subito se il vento sta aumentando. No, il vento sta diminuendo. E probabilmente, se la notte non finirà velocemente, vedete qua l'indicatore di quando finisce la notte e quando finisce il giorno, se la notte non finirà molto velocemente, sì, finirà il tutto. Mettiamo, ecco, vedete, hanno prodotto questi, che sono vegetali. I vegetali vanno mischiati con la vitromet. Serve il laboratorio per farla, quindi per ora noi non abbiamo la vitromet, purtroppo. Qua hanno prodotto l'oro. Qua si è sentito un meteorite vicino. Speriamo non abbia preso la nostra piccola base. Cosa sta succedendo qua? Perché? Ecco ragazzi, niente, siamo out of water. Non abbiamo più acqua. Vediamo subito se i nostri intelligentoni stanno iniziando già a lavorare il ferro oppure no. Io faccio una bellissima cosa, ossia, adesso finisco che producano, aspetto che producano questo e poi
li mando tutti a processare perché andiamo 95, 96, 97, 98, 99, 100. Depriorize. Tu devi uscire, cioè non so se lo capisci bene. Esatto, uno è uscito, sta andando a è triste. Ah, giusto, perché stare in miniera gli abbassa il morale di tantissimo. No, non ho capito perché. Energia, ce l'abbiamo. Spares, sono questi, sono pezzi di ricambio e servono per aggiustare le cose che si rompono. Proprio detta veloce. Eccolo il mio idolo. No, perché? Dove? Zio? No. Dai, frate, su, bravo. Allora, mettiamo. Ovviamente non lo costruiranno subitissimamente perché? Perché non hanno abbastanza metallo. Ne mettiamo l'accumulatore d'acqua, così evitiamo di avere tutto che non ci basta l'acqua. Ottimo, ottimo, ottimo. Stiamo iniziando a avere un po' più di ferro. No, l'abbiamo già sprecato tutto per fare questo. Che bello. Quanto via l'otto. Tu devi andare a lavorare. Devi andare a lavorare. No, no, non hai capito. No, si è anche rotto un robot. Adesso dobbiamo aspettare che qualche persona di buon cuore vada ad aggiustarlo. Esatto, eccolo qua. Bravo, grazie. Dimmi che è andato. Sì. Oh, perfetto. Stanno processando il metallo, purtroppo, e sono abbastanza scemi, cioè non sono scemi, poverini. Però sarebbe figo, tipo, dire, poter assegnare, tipo in Prison Architect, le pattuglie delle guardie. Poter assegnare tipo lui, dirgli, guarda, il tuo lavoro è di fare il metallo, il lavoro suo invece è di andare in miniera a prendere il metallo, per esempio. Però ovviamente loro non lo stanno facendo. Andiamo qui, perfetto, ha finito di fare uno, vede, ecco, non c'è ossigeno, non va proprio per niente bene. Perché non c'è ossigeno? Perché, ah no, non c'è acqua, alle piante non c'è acqua, ragazzi. Cioè, biodome is out of water. Non va proprio bene, zero, non va bene. Quindi, precedenza questo. Perfetto. Adesso hanno costruito tutto quello che dovevano costruire che c'entra con il ferro, sì. Quindi il ferro che faranno andranno subitissimamente a utilizzarlo per questo. Speriamo che intanto non ci muoiano tutte le piante. Ecco, vedete, sta già andando un robottino a portarlo appunto qua. Ottimo, 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 ottimo. Continuate qua a lavorare. Bravi ragazzi, bravissimi, bravissimissimissimi. Zio, non puoi andare lì, stare a guardare. Ah, c'è da lavorare, vabbè, vado via. Cioè, io non so. Boh. Questa è una cosa che mi fa arrabbiare perché uno è lì e vai a lavorare, no? Già che ci sei, no, loro non hanno proprio questa mancanza nel lavoro. Guardate intanto. Guardate qua intanto che roba abbiamo, siamo pieni di erba medica, pieni, pieni zeppi. È una cosa bellissima essere pieni di erba medica, perché l'erba medica tu ovviamente puoi fare qua, chiamo tipo qua, un landing pad, cioè che ti atterrano le navi qua dentro, no? E tu facendo il landing pad sostanzialmente ti prego ditemi che. No, perfetto, gli manca uno di ferro e non lo vanno a fare, ovviamente. Vabbè, dicevo, tu fai qua un landing pad e atterrano le navi. Puoi aprire o ai coloni, cioè che arriva ancora più gente alla base, oppure puoi aprirlo ai trader, che sono i commercianti. Commercianti sostanzialmente è una forma di baratto, cioè dicono io ti do, non so, dell'erba medica e tu in cambio mi dai dei pezzi di ricambio, così. L'erba medica vale 10, quindi vale tantissimo, un robot costa tipo 200, quindi con, non ho voglia di fare matematica, insomma, con l'erba medica si riesce a barattare un botto. Noi ora ne abbiamo solo 4, ne avevo 120, però più o meno c'è una piccola similitudine. Dovrebbero subitissimamente andare a costruire questo, ma non lo stanno facendo. Ecco, esatto. Bravo, hai capito. Stiamo per risolvere il problema. Perfetto. Bravissimo, bravissimissimissimo. Dai, vai. Qualcuno che lo vada a costruire. Vai, robottino.
Bravo. Sei bravissimo, sei un pro, sei un pro. Oh mio Dio, vedete, vedete, vedete? Questa roba qua poteva cadere anche qua. Poteva cadere qua, poteva cadere qua. E noi, non avendo ferro, non potevamo riparare. No, scusatemi. Avendo gli space potevamo, ma se non ce li avevamo, non potevamo. Intanto un altro qua sopra, la base è presa di mira dagli alieni. Ci stanno lanciando un sacco di asteroidi sopra. Perché sono persone cattive. No. E proviamo a fare un altro estrattore d'acqua. Speriamo che funzioni. Boh. Una base così piccola, aver bisogno di così tanta acqua, è una cosa folle. Non può chiedere così tanta acqua, dai. Vi dico, io avevo due collettori, due estrattori d'acqua e un collettore di acqua e avevo una base enorme. Boh, non lo so. Mettiamo la precedenza, ce l'ho già. Ok, perfetto. Ok, ragazzi, allora io penso che per questo primo episodio di Planet Base sia tutto. Noi abbiamo fatto una bellissima colonia, abbiamo risolto il problema dell'acqua. E io come al solito vi ricordo di iscrivervi al mio canale, lasciare un mi piace e commentare. E se il video vi è piaciuto vi consiglio anche di guardare gli altri. E per questo video è tutto e noi ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!